benvenuti per questa nuova gameplay della EA Sports di Assassin's Creed 2, qui con Vale93Ba. E poi comunque dopo quando abbiamo la gameplay. Oh, sì. Quindi diciamo che fine abbiamo fatto l'ultima volta con quel buon tempone di Ezio? Non lo sappiamo. Siamo arrivati a Forlì. Ah, giusto, la città che odio così tanto. Ah, dovevo andare a Venezia, te lo ricordi? Con... Ah, vero. Con... La signora che ci ha gentilmente offerto un passaggio e ci aprirà successivamente. Sì, ha detto che lo accoglierà quando tornerà a Forlì, quindi ci aspettiamo un bel servizio. Guardiamo intanto quanto è coglione Desmond mentre prova a dare qualche cazzotto all'aria. La TV. Spacca la TV, bastardo. Bella Venezia. Me la immaginavo un po' più scura però. Sì, un po' più acqua. Però al centro è Piazza San Marco. Sì. Ecco. Ma ancora non può andare a trovare la porta da parte. Perché Serenissima Repubblica di Venezia? Era il soprannome. Cioè con Ezio nei dintorni Serenissima mi sa che non è non vanno d'accordo. Ora sto studiando storia di Rinascimento. Tra l'altro il mio professore conosce i videogame. Infatti quando abbiamo fatto alcun giro dei pazzi ha detto tra l'altro c'era anche i videogame. Complimenti. Leonardo, in una strana posizione. A pecorino. Maestro Da Vinci? Sì. Sei una puttana, ma. È arrivato. Mi chiamo Alvise. Il signor Danai mi ha chiesto di accompagnarvi alla doppietta. Wow. Siete pronto? Sì, quanti anni hai del Alziamo giovane? Un po' il volume? Signor Alvise, sto parlando con lei, brutto stronzo. Va bene, puttana! Ah, Venezia. Un bel luogo altrettanto bello, altrettanto stabile e perfetto. Ma abbiamo pagato la guida turistica prima di andare. E la compresa nella città. Porca puttana. La prima tappa. Sì, è morto il mamma. Guardate l'eleganza con cui si staglia sul Gran Grande. Che eleganza. Dignità e orgoglio veneziano. Wow. Un insieme di legni. Che orgoglio. Oh. Eccoci qua. San Giacomo di Riato. La chiesa più antica di Venezia. Cioè ragazzi, le cose... Sì, sono tutte in un luogo. Magnifico, eh. Guardate qui, la cacca di piccione. Di Venezia. C'è altro da vedere. Piazza San Marco? E noi non ci facciamo notare, come al solito. Ciao, va bene! Avete perso il segno. Ma va? Nessun'altra città può eguagliare i mercati di Venezia. Che si tratti di spezie o di sete. Con quel pesce ammuffito che si trova in aria. T'avevamo detto di stare a casa. Ma ho pagato il nolo. Ho tutto il diritto di vendere qui. Emilio non è d'accordo. No, no, fermi! Le sardine affumicate! Proseguiamo il nostro giro altro. Leonardo è spaventatissimo, eh! No, povero Ugo. Già, ma chi se ne frega, andiamo avanti. Aspettatemi. Ammazza, tu che poi cammini sulla frutta. Non ci facciamo riconoscere. Dove cazzo va Leonardo? Ah, ecco. Wow. Guarda, non è curiosa. Ti spiace comprarla? Ho lasciato il denaro fra i bagagli. Ehi, sta un po' attento, coglione. Ah, wow. Finalmente una bestemmia. E gli ha anche fottuto la borsa. Ah, mi dispiace Leonardo, non posso. Mi hanno fottuto i soldi. E ora devi seguire lei? La mia recente ricerca. A quanto pare no. Fornitori ha dato buoni frutti. Anzi, abbiamo sempre gli stessi soldi. E questo è il Palazzo della Seta, dimora di Emilio Barbarigo. Normalmente mi limiterei a guardarlo più da vicino, ma vista la situazione. Perché? Che è accaduto? Sta cercando di unire i mercanti sotto un'unica egida. C'è stata una certa. La confraternita dei mercanti. Che tipo di resistenza? Dicono di combattere per il popolo, per la libertà e altre scelte. Per le troie. Sì, per la patata. Sì. Ma sempre lui? Mi hanno distrutto la bancarella. Esigo un risarcimento. Eccoti servito. Morto? Oggi lo verrà a sapere. No. Vi denuncerò al consiglio.
Tanti auguri, amico mio. Che state facendo? Sei in arresto per intralcio al commercio. Cosa? Cosa vi inventate? Non c'è una legge simile. Adesso c'è. No, fermi! E lì Superman accorse al suo... Mi sa che siamo arrivati. Sì. E ora vi presento la vostra bottega, Ser Da Vinci. Non abbiamo badato spese per realizzarla. Vedrete, è perfetta. Non vi farà rimpiangere Firenze. Vi auguro ogni successo e spero che apprezzerete Venezia quanto essa apprezza voi. Finalmente finita la guida turistica. Andate in pace. Amen. E infine ci siamo. Emozionante, vero? No. Mi sono rotti i coglioni fino a Mastetti e quello. Devo visitare il Palazzo della Seta e ottenere udienza da Emilio. Come vuoi. Ma se dovessi avere del tempo libero o un'altra pagina del codice, vienimi a trovare.